quando ho parlato della consapevolezza, della conoscenza della forma sonata, del primo tema, ponte modulante, secondo tema e coda, poi sviluppi. E ho detto anche che c'è la necessità a volte, se il secondo tema è di carattere espressivo, di cedere nel tempo. E questo sarebbe un errore, dovrebbe costituire un errore, ma non si sa come fare. Però la mia lunga esperienza, avendo suonato, ma praticamente quando andavo al conservatorio io da bambino, il mio maestro, che facevo due lezioni a settimana, mi dava una sonata di Beethoven da lunedì a giovedì, fai un'altra sonata di Beethoven, solo il primo tema, ma non faccio a te, ma non importa, ma le ho fatte tutte, le ho conosciute tutte, anche se non le ho studiate proprio. Ma quindi apprezzavo come il movimento, il primo tema, è diventata una cosa così, tanto che io potevo, per esempio, conoscendo esattamente la forma sonata, consapevole anche delle differenze tonali, che se aprivo per esempio la radio e sentivo una sinfonia sconosciuta, da come si muoveva il primo tempo, sapevo che ero nella riesposizione. Se sentivo il primo e il secondo tema nello stesso tema, alla riesposizione, non mi potevo sbagliare. E avevo anche notato che il ponte modulante quasi sempre è costituito da elementi di grande velocizzazione, il che significa che è possibile che in questo punto impercettibilmente il tempo possa lievitare per poi andare a cadere sul secondo tema, che in effetti non sarà più letto nel primo, sarà un ritorno al primo, ma ci sarà questo senso del calmarsi. E ho anche detto che le edizioni di Schnabel sulle sonate di Beethoven, molto intelligentemente fatte, recano tra parentesi scritto piccolo dei suggerimenti proprio catalogando le minime differenze metronomiche che servirebbero per avvantaggiare questo pezzo. Proprio da queste osservazioni, l'edizione di Schnabel mi ha, come dire, certificato che le mie intuizioni erano esatte. Perché io le avevo pensate per conto mio, poi le ho viste fatte da Schnabel, quindi è giusto così. E d'altra parte la logica te lo dice. Quindi senza fare una cosa di l'accompagnamento appunto del suonare, l'hai fatto soffrire. L'hai fatto soffrire. Sì, va bene. Thank you.
una libertà troppo libera. Thank you.
che stai suonando Beethoven, non suonare le note, stai suonando l'uomo della rivoluzione, stai suonando il sociologo, stai suonando quello che è, dice, il destino bussa alla porta, stai suonando quello che credi in Dio, stai suonando l'inventore di un... le note, che sono le note? Povera cosa, ma lui solo questa vive. Non è che faceva l'elettricista, l'aerotecnico, questo faceva il musicista, esprimeva così una cosa. Ciao! Quando in questo frangente qua, dove c'è queste lunghe pedalizzazioni, approfitta del fatto che c'hai papà, pipa, papà, tu tieni le dita su. Allora, non c'è bisogno di fare un cambiamento da benissimo di pedale. Fai le prime note senza pedale, quando si stanno ferme, allora metti il pedale. Quindi ogni campo di armonia tu avrai una bella pulizia, perché avrai solo di questo, prova a fare tutti i tre. Una terzina maledetta.
attentamente nella sua edizione, consiglia la durata delle punti coronati. Secondo lui il punto coronato non è a piacere, tu stai fermo un po', no, ha una durata rispetto al tempo. Il punto coronato, la funzione del punto coronato è quella di interrompere il flusso ritmico, però deve avere, non è come dici, a piacere, sta mezza giornata, poi ci vediamo da dopo, vado a fare colazione, no. Quello si ce l'ha bene talmente, intanto lui consiglia di fare una fermata che non sia riconducibile per esempio al doppio della battuta, al terzo, quindi lui dice per esempio un punto coronato di circa 3/4 e mezzo, e non 4/4, 3/4 e mezzo oppure 5/5, 5/16, su questi consigli. Certo sono approssimativi, ma andrebbero. Quindi l'importante è dar pam 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 pam, no, pam 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 pam, 1, 2, 3 pam pam, per esempio 1, 2, 3 pam pam pam. Ma bisogna avere l'accortezza in quel momento in cui il ritmo si ferma di continuare a pulsare dentro di sé per avere una precisione del ritorno alla normalità, capisci? Sì. Se no è disordinato. Osservazione istantanea possono essere visti in un certo modo, invece in vista di una più lungimirante visione architettonica ha un altro modo.